Buongiorno, oggi mi trovo in Val Pesarina da Prato Carnico. Ho seguito le indicazioni per Pricco, è una piccolissima frazione un po' più in alto. Ho parcheggiato e adesso mi incammino per salire in cima al Monte Talm. E sto arrivando dalla strada forestale, dal parcheggio sarà mezzo chilometro, parcheggio della località Pricco. Allora, qua si trova quell'insegna del CAI, che è questo il sentiero che attraversa la strada, poi prosegue qua. Qua non c'è nessun segno, però il sentiero va da questa parte, andrò da questa parte. Il sentiero 226 che seguirò oggi. Ho incrociato di nuovo la strada forestale. Adesso vediamo questi cartelli qua. Sono salito, il sentiero è bello ripido. Laggiù, là, quello è Prato Carnico e la frazione di Pricco è un po' leggermente a sinistra, dove ho parcheggiato. Sono partito da 760 metri di quota. Qua avrò fatto circa 200 metri già in salita e adesso andiamo sempre nel bosco per ora. Chiaramente i segni del CAI sono sugli alberi, ma non ci sono gli alberi, per cui qualcuno ha messo questo, potrebbe essere un punto di riferimento, perché qua sotto c'è un po' di colore rosso, per cui io girerò, si può andare di qua o di qua, vado di qua, per seguire il sentiero. Allora, sto arrivando da sotto là e ho incrociato la strada forestale che adesso prenderò per un pezzo. Siamo a quota 1068 e sono salito di 300 metri, 1,5 km. Allora qua c'è Prato Carnico da dove arrivo. Qua in montagna o in collina qualcuno che taglia erba si trova sempre. Rifugio Talm, 1100 metri, tutto chiuso. Comunque sotto, riparato, ci sono le panchine e i tavoli. Allora sto arrivando da sotto per la strada forestale, qua è cementata, un po' esterrato. C'è un edificio là, uno lì, e poi uno anche qua e uno anche dietro. Proseguo, l'unico problema è che è arrivata una nuvola sopra là, è proprio dove devo andare. Sì, la montagna dove devo andare è sopra lì, però se la nuvola è bassa. Sto arrivando sempre dalla strada forestale ancora per un po', abbiamo il cartello. Monte Talm, rifugio Chiampizzulon. Allora qua ho fatto 3,2 km e 600 metri di dislivello in salita. 1 ora e 33. Allora, sono fermato a bere qualcosa, poi un momento di sosta. E adesso il sentiero, sempre 226, in direzione del Monte Talm.
fino adesso sono stato quasi sempre nel bosco, un po' di panorama, oggi un po' di nuvole, ma non tante, dai. Autunno. Visuale Valpesarina, sono arrivato in cima al monte Talm, 1728. C'è un bel venticello. Adesso vediamo qua. Adesso mi fermo un momento, metto la giacca perché è freddo. Qui abbiamo altri cartelli. Spero che mi fermo qua. Piccola nicchia qua, che è leggermente riparata dal vento. Lascio la cima. E mi dirigo verso la sella Talm. E laggiù Forni Avoltri, quello è Sigilletto, e collina come vedevamo prima è là, e poi sopra là c'è il Monte Cogliance, però non si vede perché ci sono le nuvole oggi. Allora sto scendendo qua nel bosco, è ripido, scivoloso anche, meno male che ogni tanto c'è qualche bel segnale del CAI. Possiamo individuare il sentiero. Sempre grazie ai volontari del CAI che tengono la segnaletica sempre rinnovata, perché il colore chiaramente col tempo si scolorisce. Sono sceso, adesso sono in un tratto qua di Falsopiano. Oh, questa è la capanna cacciatori, così chiamata. Tutto ben chiuso. Oh, adesso mi fermo un momento a bere. Ecco, Baita Diana. Diana si chiama, non sapevo. 1617. Ecco, poco dopo la casa cacciatori incrociamo la strada forestale dove c'è l'indicazione del monte Talm, dove sono stato prima, da dove arrivo. E qui ci sono questi altri cartelli che, girando a destra, si va al rifugio Campiuzzolon. Invece io torno al rifugio Talm e a Prato Carnico per 2.26. Torno a pigliare il 226, così faccio la parte superiore, faccio un piccolissimo anello. Sto arrivando di là, sto scendendo e siamo tornati all'incrocio di qualche ora fa per il monte Talm,
Abbiamo preso prima il 2,26 che siamo andati fino al monte e adesso ritorno per la strada dell'andata, che sarebbe questa. Ho fatto un annellino sopra in alto, piccolissimo, ma comunque è sempre interessante visitare luoghi nuovi, per me almeno. Ecco, sono ritornato al rifugio Tal, 1100 metri. Allora, dalla sella Talm a rifugio più o meno sono 3 km di distanza. Allora, sto arrivando da questo sentierino. Ho avuto un po' di difficoltà prima perché c'è, non si capisce perché è causa degli schianti che sono stati, per cui è tutto non è ben a posto. Quella è la segnaletica. E per andare a Prato, qua siamo a quota 8:20, qua c'è la strada forestale. Io invece sono arrivato stamattina da qua perché ho la macchina di un piccolissimo nucleo di case che è lì attaccato a Prato. Devo andare a Prato di qua e qua invece vado verso Prico, dove ho nel parcheggio di Prico dove ho messo la macchina. Vediamo un attimo l'escursione. Ecco qua, oggi Val Pezzarina da Prico vicino a Prato, sempre in Val Pezzarina. Ho preso un pezzettino di strada forestale, poi ho preso il sentiero e poi ho ripreso la strada forestale. Ho raggiunto il rifugio Talm, poi altra strada forestale fino alla cima del monte Talm, poi ho proseguito, ho mangiato lì e ho proseguito verso Sella, Talm, tutto Talm. E sono sceso per un pezzo di strada forestale fino a rincontrare il punto dove avevo lasciato stamattina e sono sceso giù e adesso niente, fatto. Metterò i vari dati delle varie dove ho segnato tempistiche e dislivelli. Il percorso è abbastanza lungo. Adesso vediamo il totale fra un po' che arrivo in macchina. Niente, grazie per aver guardato il video. Alla prossima. Allora, rivediamo un momento i tempi totali di oggi: 5 ore 18, elevazione più 1.066 metri. 12 km e 26 come distanza. Niente, un bel giro di 12 km e più di 1000 metri di dislivello. Qua nella zona di Prico dove ho parcheggiato. E comunque grazie a tutti per aver guardato il video. Ciao.